Salve a tutti ragazzi e benvenuti assieme in questo nuovo video di Neo 2. Bene, ho fatto un po' di farming, sono backtracking, come volete chiamarlo, insomma ho fatto livelli precedenti per fare un livello in più e sì, l'ho fatto, siamo a 115. Ho fatto un po' di cambiamenti, ma pochi, lievissimi. Dunque, non mi ricordo se ve l'ho detto, ho messo un po' a posto l'equipaggiamento, adesso siamo messi così, non è tantissimo, però meglio di un calcio negli occhi sicuramente è. Fatto questo elmo che aumenta la velocità del recupero, chi vabbè non interessa. Questo qui è il set, ho messo questi nuclei qui dove danno attacco più 10, li ho fusi ovviamente, e speriamo che effettivamente vadano a sommarsi, cioè attacco più 30 totale, perché ho bisogno di fare più punti possibili, insomma sì. La spada è 124, fa 1010, non è male, dai. Diciamo che possiamo accontentarci anche, e quindi andiamo avanti. Cosa dobbiamo fare? Questa qui è ancora bloccata, che non c'è niente da fare. Le robe che troviamo qui che diventano rosse, che dice hai scoperto, in realtà poi ce lo mettono nel nostro inventario. Adesso ovviamente non ho niente da farvi vedere, però la roba che abbiamo preso ce la metterò nell'inventario. Io pensavo invece se mettessi nel fabbro, invece no. Quando dice hai scoperto te la butto nell'inventario e basta. Adesso non vedo che c'è altra roba, se no ve la farei neanche vedere, ma purtroppo non c'è più niente. E quindi sì, allora qui non c'è nulla, andiamo via, perché devo per fare questa ci vuole una del crepuscolo che per adesso non ho, e quindi niente, andiamo via, andiamo nel sogno e andiamo avanti a fare le nostre quest. Allora vediamo un po', noi abbiamo fatto la 100, dobbiamo fare una più vicina, 103, cioè guardate che salti comunque, da 100 a 110, come faccio a fare 10 livelli in così pochi scenari? Non è un po' esoso come richiesta, però ci proviamo, vediamo se abbiamo qualcosa qui, ancora niente, così ve la facevo vedere, dai, insomma era più carino far vedere le cose quando le spieghi, ma non ce n'è più. Va bene, 105, 103, 103, cosa ci dà? Ci dà una lama interessante, beh io la farei subito, ok, mio nonno! Sta finalmente, bene, il nonno, anche lei ha un nonno, quindi il fabbro dopo avrà più cose, beh, interessanti, anche nel primo, ma questo è lo scenario del primo, anche nel primo c'era un nonno che ci aiutava dopo a forgiare meglio le cose, ed era imprigionato nel terme, questo è lo scenario che c'era anche nell'uno, tanto ormai si stanno riciclando tutti, sarà interessante farlo, ok, lo so a memoria, quindi non è un problema. Questo scenario qui nell'uno l'ho fatto tante di quelle volte che si è ripetuto e ripetuto più volte, però qui in questo caso è chiuso, quindi o si va da dentro perché c'è più di un accesso, uno è da di sopra lassù nella montuosa, e un'altra invece da qui dentro, che c'era una zona dove c'era un buco che ti faceva entrare, dove c'era una statua che sputtava veleno. Vabbè, dai, bando alle ciance, ciancio alle bande, andiamo pure avanti, vediamo se c'è qualcuno qui che rompe le palle, perché qui una volta era pieno di scheletri. Beh, c'è quello, è la stessa cosa. Vediamo un po' se riusciamo a fargli il curlo. Beh, quasi, dai. Va bene lo stesso. Non aspetti un attimo, che ci denti a te. Insomma, ci vuole pazienza. Non mi partire, però, insomma. E allora, ricarichiamoci, che mi abbiamo partito proprio male, siamo partiti, Ok, qui c'è roba interessante. Non ho visto se c'erano Kodama, maledizione. Prendere un colpo, ho fatto. Che cavolo. Vediamo se c'è altra gente, perché non si sa mai. Sa, lei non mi piace per un cazzo, sa, adesso lo facciamo così. Così siamo tutti a posto. Ok. Ok. Aspetta un attimo. Mamma mia, mi stava per fare una mossa che non mi piaceva per un cazzo. Aspetta un attimo, va che te mi piaci sempre meno. Ok. Meno male, dai, ci siamo potenziati un pochettino, si vede la differenza. Cavoli. Quelli sono, se non vanno fermati subito, fanno tante di quelle prese, quelle mosse che sono devastanti. Allora, vediamo se c'è qualcosa qui. Non c'è niente. Ah, chiuso tutto. La possibilità di scendere giù per il momento è preclusa. Poi vedremo la catena montuosa. Allora, sento rumori strani. Che sia ora di chiamare un aiuto. 133, va. Ok, vediamo cosa c'è qui. Tanto c'è questa che io andrei a fare. Scusate, ma che martello c'ho? Ma che martello ha lei, signore? Un po' grossino, sa?
Allora, vediamo un pochino questo, di prenderlo alla sprovvista. Tac, eccoci qua. Oh, ho fatto un liscio da panico. Ma è tremenda lei, è tremenda. Aspetta un attimo. Accidenti. Se non si toglie subito, come dire, dai, insomma, è di mezzo e viene fuori un casino. Allora, nessun altro ti deve venire per le palle, perché vorrei essere da solo. Lei è proprio brutto, sa? Ma tanto. Aia. Ecco, così almeno sono a posto. Vai. Perfetto, grande. Accidenti. Aspetta un attimo, ma... Ok. No. Oh, la miseria. Lei è astruso, sa? Ok, vai. Perfetto. Mamma mia. Potenza inalata. Qui non c'è niente. Vai. Perfetto. Ottimo. Mi ha preso qualcosina. Vediamo un po'. Qui c'è la scala. Ovviamente lo shortcut. Adesso dobbiamo sbloccarlo. Però non c'è, sembra esserci nulla. Quindi andiamo di sopra. E si passa da qua. Salve lei, è molto bello, sa? Un po' pelato. Eccoci anche qui, anche andata. Vediamo un po' quanta gente ci sarà. Qui c'era quello che sputava veleno. Non so se l'hanno messo anche qui. C'è quello del fuoco, ecco, penso. Ok. Oh, senti, lei non mi spari così, cannonate, eh? Si fa, insomma. E qui si salisce. E qui si salisce. Ok, tutto chiaro. Come al solito. Allora, perfetto, adesso dobbiamo pensare semplicemente a questo. Ah, è partito da lui, dicevo che partiva da me. Accidenti. Ok, andata. Perfetto, vediamo se c'è qualcosa, qualche rimasuglio. Prendiamo sempre tutto, voilà, che abbiamo bisogno di soldi qua. Okay, cosa mi ha dato? Antidoto. È un antidoto, può fare sempre comodo. Quindi sotto, ecco. Salve. Com'è bella lei, sa? Sì, slecca questa, slecca. L'ha sleccata, però me l'ha anche tirata. Qui c'è qualcun altro. Ok. Aspetta che l'aiuto io, signore. Ecco qua, sono a posto. Poi, adesso arrivo dentro, un attimo solo che... Ecco qua. Oh, porca vacca. Lei si chiama 45, un numero di telefono questo qui. Accidenti. Vai. Perfetto, andata. Si è ripreso lei, bene, fa piacere. Ah, quindi dobbiamo tornarci alla fine qui. Interessante. O c'è un buco sul tetto, o dobbiamo prendere una chiave che ci sarà alla fine. Va bene, allora. Vediamo cosa c'è qua. Uno sputaveleno. Sputa fuoco. È il veleno qua, ok. Mamma mia, che brutta cosa. E antidoto, no, questa è medicina e siamo a posto. Poi, vediamo cosa c'è. Gli si va. Qua l'altro pezzo. Che si va alla casetta. E si entra qui dentro. Che si va dal tipo, ok. Tutto claro. Qui si va alla casetta. Perfetto. Tanto quello si diverte. Lasciamolo divertire, qui si va allo shortcut. E quindi so, dietro c'è qualcosa, ok. Questo l'ha lasciato invariato. Oh, medicina, wow, interessante. E qui c'era tanta gente che... Ti ha già fatto prendere un colpo. Aia. Ho già capito che mi farà tanto male. Ma il mio amico che fine ha fatto? No, per chiedere. Sta arrivando. No, perché insomma, se ne va via così io mi spavento. Ecco qua, questa è andata. Andiamo a prendere un po' di cose. Qui c'era una statua che parlava, cioè parlava, si animava. Parlava. Poi è andato via. Grazie, signor Vespo. Gli scosoli, insomma, che cattiveria. Vabbè, apriamo. Quindi vediamo se c'è. Ah, l'abbiamo ucciso. No, è qua. Apostolo. Perfettico. Buttiamo giù la scala, così abbiamo anche lo shortcut. Nel caso morissimo, siamo a posto. Ok, proseguiamo. Speriamo bene. Allora, facciamo tutte le vie dall'inizio. Qui c'è lo scheletro. Ah, c'è il tipo. C'è confusioni. Ok, prendi un po' di fuoco che è meglio. Benissimo.
fa piacere. E qui c'è anche il veleno, altrimenti ovviamente l'ho preso. Ah, però mi sono avvelenato. Bene, dai. Perfetto, adesso possiamo vedere se possiamo effettivamente andare giù o no. Qui c'è la porta, quindi presumo di sì. Ma c'era anche la possibilità di proseguire qui. E c'era la possibilità di andare sulla casetta, se ricordo male. Ecco qua. Da dietro fa più male, vero? Esatto. Andiamo. Prendiamo tutto, perché non si sa mai cosa ci può essere. Beh, pensavo di meglio. Ci ho provato. E poi possiamo andare anche lì sopra, per vedere se c'è qualcosa. Adesso facciamo tutto una cosa alla volta. Qui c'è anche il ragnetto, che bello. Eccoci qua. E siamo a posto. Vediamo un po' cosa c'è. Io prendo tutto, Ok, abbiamo preso tutto. Adesso andiamo a vedere effettivamente, scusate, se c'è nella casa qualcosa dal tetto. E poi andiamo su, finalmente finiamo. Acqua non avevo preso. Bene. Agolti paralisi. E qui c'è la possibilità di andare sul tetto. Vediamo se sul tetto c'è qualcosa. Gattone. C'è il gattone. Subito il gattone. Mao. Bene. Il gattone è a posto. E c'è nient'altro. Vabbè, pazienza. Andiamo. Abbiamo preso il gattone. Allora, chiudiamo. Corriamo. Che non si sa mai. Allora, ce l'abbiamo. Possiamo andare anche di qua. Benissimo. Almeno l'abbiamo fatto al 100%, così dai, non ho più, a parte la capanna qui che non si può entrare, che vedremo come fare, ma per il resto è tutto a posto. Apriamo la porta, vediamo cosa ci dicono, sa quante corce. Mi chiedo se c'è ancora anche qui il muro con gli occhi, insomma, come scorciatoia, vediamo subito. Ok, le due scale è proprio uguale per adesso. Non è variato niente. Qua c'è la porta con gli occhi. Esatto, è proprio uguale, identico. Allora, atteggiamento ostile. Proviamo un atteggiamento neutrale, oppure insomma. Ma proprio niente, ci vuole questo. Perfetto. Ale, salve signor Muro, lei è stato molto gentile, sa? Eccoci qua, e qui prendiamo questo. Ma pensate dov'era? Quindi in teoria tutto sto coso potrei non farlo. Cioè loro, se non sapevo di questa esistenza del muro e non lo notavo, chissà cosa quanto dovevo impazzire. Allora, qui io lo farei, dai, scusa, siamo qua, perché non farlo? Allora, qui c'era della roba. Ah, dai, no, aspetta un attimo. Porca miseria, quanto editi in culo lei. Proprio insopportabile. Ecco qua. Lei è anche debole al fulmine. Neanche dire che insomma, porca miseria. Lei è veramente un casino. Allora, vediamo un po' cosa c'è. Io prendo più cose possibili. Devo cercare di livellare, perché il divario che c'è tra i vari scenari è tanto di livelli. Quindi in qualche modo devo farli. Quindi mi consiglio da solo di... Vediamo se c'è il masso che cade. No? Qui c'è? Ah, ovviamente è troppo basso. Non lo prende, l'hanno pensato bene. Eccoci qua. Poi. Perfetto. Ok. Andiamo. E vediamo un po' cosa si... Non mi piace. Ma proprio per un cazzo. Allora. Ale. Bene, mi è piaciuta sta cosa. L'abbiamo fatto in fretta. Porca vaga, questa non mi piace per un cazzo invece. Di mirtacci sua. Accidenti. Aspettate un attimo, va. Quante ne prendo? Ho sbagliato. Ok. Ah, ho preso l'aumento delle resine, adesso ne abbiamo 9. E adesso aspettiamo un attimo. Silenzio. Oh, come mi piace sta cosa. Adesso questo comincerà a roteare come un animale. Ok. Olè. Perfetto. Dai, ce la siamo cavata bene.
Poi vediamo un po'. Qui c'è ovviamente veleno, fuoco, c'è di tutto. Qui cosa c'è? Benissimo. Ah, c'erano due strade. Esatto. Una è da dove siamo venuti e l'altra era quella chiusa. Ok, benissimo. Perfetto. E adesso possiamo prendere la strada che ci rimane. Vediamo un po', speriamo bene. Qui di solito c'è sempre qualcuno che rotola o che fa. Adesso prendiamo le spalle. Silenzio, va. Grazie, signore, lei è stato molto buono. Porca miseria. Cioè, era morto, Che cavolo. Vabbè, pazienza. Qui di solito c'è qualcosa. Ah, sì, l'ha messo anche qui. Beh, sono stati carini, dai. Facciamo così e poi così. È stato molto bello. Andiamo, ok. Oh, interessante. Interessante sempre. Poi, vediamo. Andiamo avanti. Non lei non mi piace per un cazzo, sa? Allora, vediamo un po' se c'è qualcun altro, perché di solito c'è sempre qualcuno qui. Oh, che azzarola, mi sono cagato in mano. Ho proprio tanti in mano. Ok. Lei mi ha fatto vedere un cazzo, sa, signor ragno? Perfetto. Allora, cerchiamo di prendere... Mamma mia, se mi cadono dai tetti. Ah, gli hanno tirato una bomba da panico. Eccoci qua. Perfetto. Se mi cado da tetti devo stare anche attento, perché questo è one shot, no? E sono pericolosi, insomma. Allora. Mi piace, non mi piace. Sento qualcosa che sbiascica. Non mi piace per niente. Eccolo. Questo è un ragno. No, non è un ragno, è quell'infame. Che ti cadono, ti fanno un male atomico, perché si diventano anche grossi dopo che ti hanno smangiucchiato tutto, e non è una cosa piacevole, insomma. Ecco, sapevo io che c'era uno che rotolava. C'è sempre qualcuno che rotola qui. Ok. Perfetto. Andiamo a bere il cielo, va là che mi ha sbustigato qua. Allora andiamo a bere in cielo, perché non si sa mai. Qui non c'è niente. Vediamo se c'è qualcosa qui dentro. Oh, il gattone. Salve, signor gattone. Mi è mancato, sa. Ok, meno male che abbiamo messo quelle magie che rallentano, così almeno abbiamo attutito un po' di cose. I sassi non mi piacciono. Non ricordavo così, però vabbè. Qui cadeva sicuramente qualcosa. E questi si animavano. Sì, magari prendilo, grazie. Oh, non cade. Ok? Lei cade però, vabbè. Tornerà. Allora, vediamo un po'. No, non è caduto il masso, strano. Qui non sono ancora arrivati. Nel Nio 2, quelle statue animate. Poi magari non ci sono, perché qui dovrebbero esserci. Allora, qui è dove dobbiamo andare. Quindi, io lo so che sono una palla, però a sto punto volevo andare a vedere. Oh, ecco il signor scheletro. Salve, signor scheletro. Mi mancava tanto, sa. A sto punto vorrei andare a vedere, perché se fanno lì lo segnale mi finisce e perdo l'occasione di andare là. Allora, vediamo un po'. So che sono una palla, ragazzi, ma questa occasione non me la voglio far scappare. Allora, come si arrivava da qua? Perché voglio assolutamente capire cosa ci fosse in quella struttura. C'era un santuario qua, non me l'ho mica accorto io, eh. No, adesso lo vado a prendere, ho ammazzato tutti. Sarebbe un controsenso, che senso farlo? Vado, corro veloce, veloce, promesso, faccio presto. Andiamo su, va. Tanto a cadere si fa sempre in tempo, eh. Da qui. Perfetto, siamo già arrivati. Chi è? Ma io non sapevo mica che c'era lei, sa? È molto bello, sa lei? Oh, cavoli. Perfetto. Perché vedete, qui c'è tanta roba, ci sono... A parte che questo io l'avevo proprio visto. E quindi mi fa piacere vederlo. C'è qualcos'altro che non avevo visto. È un Kusudama, cioè, tante cose, c'erano. Salve, signore. È contento di vedermi, sa? Ok, vediamo cosa vuole.
E dammi qualcosa, dai, so che hai qualcosa, sì, adesso ti do qualcosina io, guardate, guarda, guarda cosa ti do, ti piace, è bello, eh. Andiamo a vedere se c'è qualcos'altro, c'è niente. Lo prendi? Lo prendi? Bravo. Ecco qui. Vaso d'olio ardente, deve essere una cosa carina, insomma. Ok, ci siamo spaccati le cosce. E avevo ragione. Ok. Qui ci sono due scrigni. E la possibilità di farci tanto male. Dov'è l'altro scrigno? Di dietro? E non l'ho visto. Sono proprio cieco. Ecco. Lui non mi piace per un cazzo, sa? Ma proprio per un cazzo. Fino a quanto mi segue? Per poco. Tanto questo qua lo rompiamo. E siamo a posto. Chiediamo un aiuto da casa. Ecco qua. E siamo a posto. E questo qui lo facciamo con calma. Vai. Ale. Ci aiuteranno, vero? Signore, lei potrebbe aiutarci con questa lancia. Se me lo fa girare, ragazzi. Perfetto, è andata benissimo. Così siamo a posto. Prendiamo questo scrigno, che sarà sicuramente un minion. No, non è un minion. E vediamo dov'è quell'altro. Che non l'ho visto. Ah, era qua, penso a te. Ok, adesso possiamo finalmente andare di sopra, che non c'è rimasto più niente. Facciamo una corsa veloce, tanto facciamo presto. Da qui si fa una volata. Abbiamo stato tutti. Oddio. Andiamo giù. Spaccato le cosce. Spaccato le cosce. Spaccato le cosce. E siamo a posto. Ok. Ah, è stato proprio 2 minuti. Dai, non è stato niente di che. Andiamo di qua. Anzi, ho quella corsa, facciamo presto. Ok. Di qua. E adesso si salisce. Oh, lei non mi piace, sa? Andiamo di qua. Ok, siamo arrivati. Non è che avevo aspettato tanto, dai. Ale, adesso vediamo, usiamo l'ultimo rallentamento per questo qua, chiunque sia. E non mi piace per un cazzo. Allora, intanto che lui si diverte, io andrei un attimo qua. Aia, ammazzare questi. Perfetto, mangiamo qui un attimo, va che è meglio. Andiamo qua e ammazziamo anche noi questo. Aia, aia, questo non mi piace per un cazzo. Porca miseria. Ok. Andata. Chi altro c'è? Non è che l'ho fermato con la cosa che ferma. Come si chiama? La cosa che ferma. La cosa che ferma, insomma, dai. Quella là. Scusa. Ok. Non è che c'è un altro. Aspetta un attimo, va. Ma il nonno che sta dormendo. Ma lui dorme sempre. Lui dorme sempre. Ogni volta che lo salviamo è sempre lì che dorme e non se ne accorge di essere stato rapito. È sempre lo stesso nonno, più o meno. La famiglia è quella. Ok, curiamoci. Parliamo. Ma come fammi riposare che ti hanno rapito? Insomma, sì. E vabbè. Ecco, salve. Lei dovrebbe forgiare qualcosa, sa? Ogni tanto. Nanu? È un pochino, sa. Satewa, onushi ga fumi ni atta. Oh, meno male. Praticamente nell'uno c'era la possibilità di fare il lingotto di Syllabar, che era un lingotto che dava la possibilità di mettere da parte tutti gli amrita che si possedevano in cambio di una piccola parcella, insomma, per la forgiatura, cos'è, un 10%, eccetera. Ed è una cosa molto utile perché adesso a livelli alti la possibilità di morire è alta. Lama, cesto, taglia, cinghiale. Beh, interessante, la cotte 2 e lama e taglia. Vediamo questa lama. Dicevo, la possibilità di perdere è tanta, quindi è meglio metterli da parte. Vediamo un po'. E lama e taglia. Taglia e lama, questo qui. Questa, insomma. Wow, mi sembra una lama di tutto rispetto.
Ovviamente io avevo quello del fulmine, sì. Cioè, fa di più. Più uno. Perché più uno? Una 132 più uno, che cazzo vuol dire? Purtroppo non ho capito cosa significhi. E adesso fatemi vedere di qua. Mi dirà qualcosa, non mi dice un cazzo, perché devo uscire proprio da qui. Andare qui, andare qua. Scusate, eccolo qua. Dove dà il più uno? Me lo dà su in alto, che non mi fa andare. Allora, nell'uno il più uno si faceva soltanto per le lame, per le spade, armature, eccetera, che erano divine, cioè quelle verdi. Qua non siamo ancora al divino. Quindi ci si può anche non divine fare più, eccetera. Interessante. Beh, sicuramente è una cosa buona questa. Peccato che non abbia nessun dot, la metterei da parte. Non ne vedo altre per il momento. La cosa che mi interessava era che, adesso ci salutiamo, che è meglio, facciamo il prossimo episodio, posso forgiarla. Va bene ragazzi, diciamo che ci salutiamo qui per questo video di tutto. Vi do come al solito lasciare un like, un commento se piace, fammi sapere cosa ne pensate. Per adesso vi do solo tra Shiva. Ciao ciao.